Buon pomeriggio a tutti, sono Luigi Onorato e preferite, bentornati su Final Fantasy VII Remake. Siamo entrati nel mondo delle quest secondarie nello scorso episodio, primo episodio a superare l'ora. Oggi torniamo nella trama che... Ah no, scusate, non è vero, oggi abbiamo il tête-à-tête con Tifa e poi torniamo nella trama. Un bel tête-à-tête con Tifa. Adoro Tifa, ci sta poco da fare. Cioè, il Final Fantasy VII Tifa Forever. Tifa Forever. Vabbè, il primo caricamento è grosso perché deve caricare il mondo, ci sta. Alleluia. Tête-à-tête with Tifa. No. Claudio, te non capisci un cazzo. Claudio non capisci nulla. Io davvero farei la gara tra Claudio e Squall. Vince Squall perché Squall alla fine dell'opera comunque. Per quanto si possa dire, ha un'evoluzione. O meglio, l'evoluzione ce l'ha dello spazio. Mentre, come si chiama? Non mi ricordo la canzone. Cioè, mi ricordo come fa, ma non mi ricordo il titolo. Ice qualcosa, mi pare. Corrinoa là... C'è. Il momento in cui capisce la realtà della vita. Sì. Squall invece... è abbastanza incentrato su... Sephiroth! Che penso non lo vedremo minimamente, o meglio non la sentiremo. Forse il boss finale del primo? Ma non lo so. Pensando sinceramente, quale potrebbe essere la fine del primo? La torre Shinra. La torre Shinra. Penso. Un vestito elegante. No, davvero. Oddio santo. È scontato che io scelgo questo. Non è vero. Oh signore. Mi hanno fatto davvero scegliere il vestito di Tifa. Che
Carino come evento secondario, ma queste cose in più, allora, devono obbligatoriamente occupare spazio, dato che saranno tre. Dato che saranno comunque tre giochi, devono occupare spazio. Final Fantasy è un gioco di 70 ore, ma sono 70 ore di gioco. Cioè, sono 3 CD in totale 70 ore, quindi... Ah, grazie. Amuleto della mezzaluna. Ah! Mica male, simpatico con abilità, ma vedremo. No, non è Reno. È stranamente ben Johnny. Perché capiamoci una cosa, i personaggi secondari, quelli molto di nicchia, sono fatti abbastanza male. I personaggi principali invece sono belli cazzuti. Quello mi sembra tanto principale. Cioè basta vedere qua che i secondari non hanno chissà quanta definizione. Guardate quella ragazza dietro. Metif e Cloud sono fatti contro cazze, così anche tutti i principali nemici. Eccola. Sì, vedete, tipo quella ragazza là dietro è messa abbastanza male come animazione e tutto. Bene o male, Cloud è fantastico, gli sfondi, cioè guardate, gli sfondi sono belli. Ma belli forte. Però se vediamo l'animazione dei che anche giusto, per carità. Cioè, hanno fatto in modo che sia una città, tra virgolette, viva con centinaia di NPC. Cioè, sarebbe sbagliato forte volere tutti quanti con massima rendizione. Poi diventava un gioco pesantissimo, che appesantiva e non ti permetteva di avere ambienti così vari. Tutti senza caricamento, perché ripetiamo, caricamento iniziale, poi non c'è caricamento. Cioè, guardate, comunque è bellissimo, cavolo, tolte queste cose qua che sono chiaramente sfondi, anche se dovrei controllare se ci si avvicina, ma probabilmente sì. Dovrebbero essere sfondi 3D, penso, comunque, non uno sfondo attaccato. Dovrebbe essere comunque uno sfondo 3D fatto abbastanza... Allora, vedete che in realtà non ne sono così convinto che non siano... Oddio, c'è un cane.
Ah! No, vabbè! Oddio, davvero! Oh, cosa ho visto? Non so se avete notato cosa è successo. Io per sbaglio ho premuto al posto di L1 R1. Mi è andato in parata e mi ha fatto l'auto counter. Cioè non devi fare una parata alla Perry Dark Soul. Che boh. Io c'ho quei due momenti, cioè l'uscita da Midgar e il Tempio degli Antichi. Il fatto è che sono tre giochi, ragazzi. Se il primo finisce dall'uscita da Midgar, il secondo quando finisce? Oddio, no, vabbè, sì, il secondo finisce con il risveglio delle Weepon. Il secondo finisce con il risveglio delle Weepon. Quindi con tutta la storia, tutto e il terzo inizia col flashback di Cloud. Ok, sì, abbastanza scontato. Sì, allora il primo finisce uscita di Midgar, il secondo finisce con quello e il terzo con la fine. Ci sta. Peccato per aspettare anni per gli altri, cioè, bah. Mi dispiace, cioè, vorrò aspettare almeno 2 anni, ho sentito, per il secondo. Inoltre, non mi hanno spoilerato nulla, come vi dicevo. Però mi hanno detto che il finale del primo è particolare, cioè non ti dà un... E ci rimani, ma non perché è diverso altro, mi hanno detto solo fidati, ci rimarrai non bene, non male, ci rimarrai soltanto. Abbiamo fatto abbastanza. Ah, guarda che lei ci sta provando in una maniera talmente palese. In effetti. Ma non penso ce ne siano altri di incarichi. Oh, scusate. Cioè... Non mi ricordo già più come si vedono le missioni. Ma non ce ne sono, mi sa. Comunque, incarichi... infatti, abbiamo finito. Sarebbe sì da fare il dossier di ricerca, ma... Stremare siete specie diverse, cosa abitate in due contro il nemico stremato. Prima rifacciamo queste qua, tanto non servono come ora. No, dai. Non impazziamo. Andiamo avanti. Non mi serve avere quelle materie ora come ora, anche perché ho pochissimi slot. Il massimale sarà 16 slot. Con 16 slot le materie, cavolo, si potrà fare tanta roba. Perché non mi fate giocare col flipper? Quanto è carina Marlene da piccolina.
Sono abituato alla marrone di Advent Children. È un modo molto gentile per dire che non li hai i soldi. 777777, davvero. Fantastico. Chissà se c'è la Fever. Non penso, perché forse si potranno superare. No, oddio. Con un sistema di combattimento come questo si potranno superare i 9999 HP. Danno sì, il danno ci sarà di sicuro da Hyperion, anche se non è obbligatorio che ci sia, potendo fare le combo e quindi non essere bloccati a un singolo attacco. Ma sì, dai, qualcosa di forte. Ma guardala. Qualche difetto ce l'ha Tifa. Non esiste. Sì, sono un Tifa Fang pesantemente nella lotta su chi è la best waifu del set. Il Cosmo Canyon! Ma stai un pochino civettando? Sai che non mi ricordo che fine fanno Jesse, Wiz, Bix, a un certo punto spariscono e buona. Che è nato un triangolo? Io ripeto, Tifa a pugni ammazza le Weepon, ipoteticamente è il personaggio più forte di Final Fantasy VII, Tifa. Io ci tengo a ricordarvelo. Dove andare? Ah, ok. Quindi? Non mi torna qualcosa, ragazzi.
Classifica, freccette, davvero? Non ci so giocare. Perfetto. Oh. 9 lanci. In 7 lanci dovrei vincere. Accetto la sfida. 7 lanci. Ah no, ho scherzato. Non può dura riuscirci. No, scazzato. Allora, le regole delle freccette me le ricordo soltanto dalla battaglia di Kurapika in Antrix Hunter. Però, devo fare dei tripli. Quindi, 50. Sessanta. Diciannove. Va bene, però andrebbe bene ripeterlo. Sculato come non so cosa. È andata abbastanza male, ma è fattibile. 45. Finito il set. Ciuppa. E pensavate che io ero BRD, che io non affrontassi un minigioco al massimo e prendiassi il trofeo. E vorrei vedere, ragazzi, cioè. Non è così complesso come gioco. Anzi, si può fare anche in 6 colpi, penso. 250, 50, 100. In 5 colpi puoi farlo.
Tifa! Tifiamo per te, Tifa! Barret sono forse troppo abituato a quello di Advent Children. Ancora un po' mi stona, è più bello questo, però devo abituarmici. Minchia Barret, sei un po' esagerato anche te. No, non è che state facendo affidamento con un estraneo, state facendo affidamento con lui che vi può salvare il culo. Quindi è relativo il fare troppo affidamento. Faccio una brutta fine se provate a combattere con Cloud, lo sapete? Guarda come ci... Guarda, guarda! Bellissimo come l'hanno fatto. È una brutta fine, ragazzi. Ma Dunque neanche la Shinra osa toccare. Thank you.
Ah, vabbè, così facile fare i counter. Vabbè. Sì, facendo. Cioè, è facilissimo usare i counter, ma di una facilità imbarazzante. Che è successo? Senti, 5 minuti fa. Sta qua il remake ci prova in una maniera da far paura con Cloud comunque. La materia rossa? La materia rossa sono le materie d'attacco. Ah! Complimenti per l'aumento dei punti ed è una stella, quindi può aumentare. La cosa che mi sorprende più che altro, perché lei ha Ifrit? Cioè, dovrebbero essere delle materie belle toste. Vabbè, non facciamoci domande, a quanto pare non ho diritto di fare domande su certe cose, grazie. Materia rossa quindi non le salmon, ok? Io spero che dopo di questo, di tutti i remake che voglio, ce n'è un altro. Il 6. Il 6 come gioco, ragazzi, è immenso. Avrei una voglia matta di portarlo che voi non avete idea. L'ho anche finito al 100% il 6. In una low run con alcuni glitch e cosine carine. Perché il 6 va affrontato in un modo molto particolare. Molto 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 particolare. Cioè si vuole ottenere davvero tanto. Ah, un nuovo capitolo. Sfrecciando nella notte. In moto! Ma la moto... Allora, la moto c'è un minigioco della moto in Final Fantasy VII, ma è molto più avanti.
Dopo la torre, dopo la torre Shira, se non erro. C'è anche un boss addirittura, se non erro. I genitori, manco si ricorda che minchia sono. Sì. Questa è una parte originale del remake. Andiamo bene. Bastarda, però ci ha pagato con Ifrit. Non vedo come non gli possiamo fare un favore. Uè, che cazzi? Ma che figata è? Allora, accelera, frena, para, attacco a distanza. Attacca a destra, attacca a sinistra. Però il problema sono... Che figata è! Oh, salve! Ah, ok. Con triangolo comunque. Figata. Grazie al cavo ti sto proteggendo, non pensi? Ok. Ah, ragazzi, questo qua è un pochino più pesante.
Complimenti. Eccola. Bello lungo il tunnel. Un soldier? Nice! Ma che figata è! Dai, l'hanno fatto davvero bene! Non bisogna guidare, è abbastanza pilotato, sei su un binario. Mi è piaciuto? Dicevo, sei su un binario. Eccola. Ok, abbiamo un boss in moto. È fantastico. Chi sei? Sei una figata.
Ah, questo stronzo. Piaciuto la mia passione? Sono più di diavolo una passione. Ho più passione io di diavolo. Ma che cazzo sei? Ma chi sei? Sei abitato in sol... Ci hanno fatto la squadra di soldier che ci dà la caccia per allungare la parte 1. Figata, mi piace. Me gusta, me gusta. Roche. Si chiama Roche. Oddio, io sinceramente giocavo, non mi ricordo un cavolo di Crisis Core e non ho giocato ad Age of Cerberus. Forse si vedeva in quei due. Capisco. Ci sta provando in una maniera indecente sta ragazza comunque. Ma indecente di proporzioni. Infatti la sbandata l'ho presa io. E cotta marcia. Ok, prossimo episodio vediamo questa parte originale. Alla prossima!